Italy non si limita soltanto ad essere un concert project musicale, ma anche un'attività di promozione per la solidarietà e beneficenza. Oggi andiamo a visitare il centro culturale di Los Fridos. Andiamo a vedere cosa succede. Porque solo lo disfrutaré de la ¿Qué es Los Fridos, hermano? Bueno, Los Fridos es un lugar donde los niños de la colonia Educación de Puerto Vallarta comparten su tiempo cantando, cantando, leyendo. En su tiempo, o sea, en vez de estar en la calle en peligro, sea productivo aquí compartiendo con otros niños. Quindi Los Fridos ci sta dicendo è un posto che è aperto a tutti e fa sì che i ragazzi dalla strada possano condividere il loro tempo facendo attività culturali, dipingendo, facendo musica, facendo tutta una serie di attività che gli permettono di stare insieme e costruire qualcosa. E da quanto tempo il centro è attivo? Da quanto tempo il centro è attivo? Cominciamo qui in settembre del 2016. Grazie maestro, muchas gracias. No, grazie a te. Complimenti per questa attività. Periferia de una ciudad turística que crece, migración, mucha inmigración, distintos tipos de gente, muchos indígenas, y intentamos integrar a la gente, a la sociedad. Si cerca di integrare con altre persone, quindi un'integrazione, un lavoro di integrazione sociale. Muchas familias que viven en un hogar pequeño. Molte famiglie vivono in case estremamente piccole e sono famiglie estremamente numerose. Y la calle es su espacio natural para convivir y jugar. Diventa la strada, lo spazio naturale per i ragazzi. Con prostituzione in questa zona. Entonces nosotros defendemos el espacio de los vecinos y de la gente como un espacio saludable. Ci sono molti locali qui dove la gente si va a ubriacare la notte, c'è prostituzione e quindi di conseguenza diventa anche difficile avere degli spazi dove i ragazzi possano stare in una maniera naturale e salutare, fare qualcosa di buono per i ragazzi, per farli crescere in maniera sana attraverso l'arte. Pintiamo murales. Fanno murales. Y así preservamos esos espacios de gente que. Quindi anche proprio l'idea anche di addobbare, di fare murales in questa zona, proprio per renderlo un posto molto vivibile. Grazie. Saluto. Un abbraccio da qui desde Puerto Vallarta. Saluto. Hola. Te quiero.